Al comunale di Penne l'era Iodice 2.0 inizia contro un avversario tra i più ostici di questa stagione. L'Avezzano di Rullo infatti vuole la categoria superiore e non può permettersi ulteriori rallentamenti durante il percorso. Paradiso già titolare nel Penne, Avezzano con i migliori possibili. Fischia Jeukaneue. Tredicesimo, ci prova l'Avezzano su calcio piazzato, Spinola mira al primo palo ma è bravo D'Amico a respingere. Al ventesimo minuto passa l'Avezzano, Reale si addormenta sul dirimpettaio Scipioni che ruba il tempo e mette al centro il più lesto e Giusti che insacca alle spalle di D'Amico. Ma alla prima occasione e il ventesimo il Penne acciuffa il pari, Rossi da corner calcia una parabola beffarda per Patania che nulla può. Rivediamo. 38esimo, viene allontanato il medico sociale del Penne per proteste. Al 44esimo l'Avezzano sfonda a sinistra con una perfetta sovrapposizione. D'Amico forse esce fuori tempo e il tap-in di Spinola è facile facile. Il primo tempo finisce qui col Penne che ha pagato pesantemente due disattenzioni. Avezzano sornione e soprattutto bravo a colpire nei momenti opportuni. Ad inizio ripresa, cambio obbligato per Iodice, da Dazio non ce la fa, dentro Prosia, la fascia la prende Ilario Lepre. Settimo minuto, ci prova ancora Rossi, da palla attiva, e il risultato è quasi lo stesso, Patania stavolta ci arriva e smanaccia in corner. Quindicesimo, brutta entrata di Battilana sulla tre quarti e doppio giallo, l'Avezzano rimane in 10. Al 23esimo, 1-2 favoloso tra Paradiso e Lepre, ma Patania si distende e manda in angolo, azione e parata che meritano il replay. 27esimo, si ristabilisce la parità numerica quando il fischietto aquilano vede una scorrettezza di Reale su Giusti, rosso diretto e gara che diventa ancora più nervosa. Minuto 42, ripartenza Avezzano con Blanco che appena trova lo spiraglio calcia col mancino, ma il pallone va a baciare la traversa con D'Amico ormai battuto. Minuto 47, Pegic tiene palla, la scarica su Blanco, ma il numero 20, stavolta col destro, trova ancora la traversa a dire no. Mister, una partita non bella da ambo le parti, il campo ci ha messo del suo, c'era bisogno di fare la guerra e l'avete fatta bene. Sì, detto bene, purtroppo il campo non ci permetteva di esprimere un calcio, sia da parte nostra che da parte loro. Come dire ai ragazzi, ci dobbiamo adattare al campo, dobbiamo essere bravi a indossare più tipi di vestiti per la gara. Non posso dire niente ai ragazzi, hanno fatto una grande partita, di spirito combattivo, lottato su ogni palla, ci hanno messo anche la qualità quando c'era da metterla. Di solito una squadra che cambia mister mette in difficoltà l'avversaria, è stato questo un punto su cui ha puntato durante la settimana? Ma sicuramente sapevo che loro avevano qualcosa in più, no? Trovavo una squadra arrabbiata perché prendere 14 gol in due partite ti fa comunque venire l'orgoglio, ti fa scattare qualcosa di importante. Hanno fatto una buona gara anche loro, a livello agonistico hanno dato tanto anche loro. È chiaro che noi, soprattutto al secondo tempo, potevamo chiuderla con due traverse, con alcune giocate importanti, non siamo stati bravi e fortunati, però penso che la vittoria sia meritata. Ragazzi, la prestazione l'hanno fatta, è chiaro che il risultato non ci soddisfa, però credo che se lavoriamo come abbiamo fatto questa settimana, la squadra è viva, quindi oggi hanno dimostrato che comunque ci stanno, quindi dopo le partite brutte che hanno fatto nelle settimane scorse, quindi credo che alla fine il risultato giusto è stato più il pareggio, però ci prendiamo la prestazione, consapevoli che comunque è dura perché comunque mercoledì si rigioca, andiamo all'Aquila, domenica prossima abbiamo Chieti in casa, abbiamo problemi di infortuni perché comunque mancano giocatori importanti, oggi si è aggiunto il capitano che molto probabilmente ne starà fuori per un po' di tempo, quindi però sono contento, come ho detto prima, per la prestazione perché comunque i ragazzi hanno dato dimostrazione che comunque ci stanno. Mister, sui due gol presi due disattenzioni a livello individuale, sono queste le uniche cose da correggere oppure c'è altro? No, è stato a lavorare, quindi è normale che i due gol presi sono stati due regali nostri, al di là dei meriti dell'Avezzano. Sicuramente l'Avezzano è una squadra forte, lotterà per il campionato, questo lo sappiamo, però credo che oggi sono stati due regali nostri, quindi
il livello di attenzione deve migliorare, perché non si possono prendere gol del genere, quindi poi ecco la paghi, perché poi contro una squadra come l'Avezzano organizzata, tosta, fai fatica a recuperare la partita.